Ebbene sì, amici, eccoci qua. Oggi vi spiego come risolvere il problema di quando caricate la macchina e il vostro contatore scatta. Questo tipo di problema, se avete una box, di solito ve lo installa quando comprate la box. In alcuni casi ci sono delle box che sono sprovviste di questo, ma vi vado a spiegare come funziona. Questo secondo me in determinati casi è necessario. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito e andiamo! Ebbene amici, eccoci qua. Allora, questo qui si chiama juice meter. Juice meter o meter, questo è di NLX, viene dato in dotazione con le wallbox di NLX. E questo in pratica è un normalissimo meter, ciò che significa che lui controlla i carichi della vostra abitazione. Questo succede quando voi state ricaricando la macchina, ad un tratto vostra moglie e voi accendete l'aspirapolvere, accendete il forno, il livello di carica della vostra abitazione aumenta e il juice meter che fa? Va a dire alla vostra wallbox di abbassare il livello di carica, cioè vi faccio un esempio: se avete un contatore da 6 kW, 6,5 kW, di solito per chi ha una macchina elettrica sono questi contatori, voi state caricando la vostra macchina di solito 4,5, 5, così via. Avete quel kilowatt, kilowatt e mezzo di uso domestico che non vi fa scattare la valvola, non vi fa scattare la corrente, quindi state bene. Però che succede? Quando accendete il forno, quando accendete il forno, quando accendete qualcos'altro, aumenta il carico da parte dell'abitazione. Quindi lui interviene e la macchina, invece di caricare ai 4,5, 5, chi che sia, va a caricare a 3, a 2, a seconda del consumo. Questo secondo me è una cosa molto importante. Dopo ci sono un po' di problemi, certe volte creano problemi se si ha un impianto fotovoltaico, ma si sta risolvendo anche su questo. Quindi ecco qui la soluzione a tutto quello che potete fare quando state ricaricando la macchina, vi controlla il carico e la corrente non si stacca. Quindi per questo video è tutto. Se hai bisogno di informazioni, hai bisogno, vuoi sapere come si installano le wallbox, vuoi sapere come installarla direttamente a casa sua, facendo anche dei preventivi, tutto quanto, mi potete contattare qui sotto, mi chiami attraverso un messaggio, sarai ricontattato dal mio team e potremo parlare di ricarica dell'auto, per qualsiasi cosa. Quindi per questo video è tutto, ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!